100 anni fa nasceva a Legnano Felice Musazzi, fondatore della storica compagnia dialettale dei Legnanesi. Oggi la sua città gli dedica una mostra e diversi eventi per ricordarlo. Valentina Fizzotti. Questa è la mia città, Legnano. Forse un giorno qualcuno dirà, c'era una volta la compagnia dialettale legnanese. Signora Colombo Teresa! Manca fanna piega. Felice Musazzi nacque a Legnano 100 anni fa. Dopo la guerra qui fondò con Toni Barlocco una compagnia di teatro amatoriale, la prima nell'epoca contemporanea con uomini travestiti da donne e forse la più celebre a recitare in dialetto. I Legnanesi, di cui creò personaggi, copioni e scenografie, sono sopravvissuti alla sua morte nell'89 e qui la sua città oggi gli rende omaggio con una mostra al Palazzo Leone da Perego, un libro e spettacoli estivi itineranti nei cortili cittadini come quelli in cui tutto è cominciato. È stato un personaggio indubbiamente che ha cambiato la storia del teatro, riportando, ridando, restituendo dignità al teatro dialettale. Lui ha avuto il pregio di aver portato in teatro persone comuni che a teatro mai avevano messo piede. Mentre mio padre faceva dei pienoni assurdi, con la gente che andava alle 6 del mattino fuori dal teatro Odeon per prendere i biglietti, magari gli altri teatri, questi facevano veramente neanche metà sala. Un enorme successo di pubblico, ma inaspettatamente anche di una parte ristretta, ma molto snob, della critica teatrale. Arbasino lo paragonava a Brecht e Strehler disse che Musazzi era la migliore attrice italiana. Senna si parpati e patem! Siamo nati per soffrire e soffriamo. Il motto della Teresa di Musazzi campeggia anche sotto la sua maschera gigantesca a Legnano. Personaggio dal pragmatismo ignorante e asciutto, una comicità popolare e canzonatoria, l'immancabile crocchia lente e gli occhiali bassi. Ha bisogno, è più o meno Teresa, l'ha visto. Ci arriviamo e superiamo, sai, le 200.000 lire. Per farne sì. Che cosa? Potendo fare sabbiature. Deve andare a fare le sabbiature. Aveva scelto il nome Teresa perché quando ha avuto un bruttissimo incidente militare guidando un camion, nel momento in cui è sceso da questo camion si è trovato in tasca, uscita dal portafoglio non si sa come, un'immagine di Santa Teresa. Dopo lo spettacolo mi urla, Don Antoni, a galeri don! E che io gli risposi, e perché non fai tu la donna? Col mio Giovanni, sull'Olona navighiamo da 30 anni. Il legame con la gente di Legnano per le giornate impiegate in fabbrica, la Franco Tosi, prima di correre in bicicletta a recitare o reclutare attori improvvisati fra gli operai. Penso che condividessero tutti dall'inizio questo desiderio di sfogarsi e di divertirsi, perché si divertivano tanto insieme sul palcoscenico.